Comunque ragazzi, sono qui in questo nuovo test mode per presentarvi questo randazzo Domex 700, un caro terassi 100% italiano, by Ago Modding. Ieri ho rilasciato un aggiornamento che riguardava alcune cose del carro, due cose le ho notate anch'io, mentre l'altra non so se ci ho fatto caso, ma comunque la prima cosa che potevate notare è che voi, andando qui nella parte anteriore del carro e provando a saltellare, riuscivate ad entrare all'interno del cassone. Anche qui dietro, sia davanti che dietro. Ora invece saltellandolo così, correndo e poi saltando dentro, non riuscite. Quindi c'è stato un problema di collision e ora funziona perfettamente. Un altro problema vi faccio vedere dopo, e intanto però vi faccio vedere il carro intorno qui, vedete un po' com'è fatto. Ben fatto, sì, ovviamente i dettagli, questo qui vedete del colore, pare tipo quando voi verniciate una cosa e poi magari sotto è rimasto un po' di vernice vecchia, oppure eccesso di colore, o ad esempio anche l'aria ha rovinato il colore, o qualcosa, un insetto è andato sopra lì e ha pasticciato quel colore. È un effetto che purtroppo su farming c'è, non si può sistemare del tutto. Lancio traino, questo qua deve essere la pompa per il cilindro idraulico, credo, a occhio, sì, penso di sì. Vari tubi, i tubi vari per ad esempio i freni ad aria, per le luci, tutto quanto. Questo invece è per il telo, potete tramite un tasto potete aprire o chiudere il telo, tirare il telo, scusate. Solita cassettina marchiata Ago, quindi se una mod vi sembra familiare, ad esempio i John di Ago, basta guardare sulla cabina o la parte destra o la parte sinistra, vedete subito che c'è il logo Ago, quindi sapete già che se trovate il logo Ago su una mod di un John che non è suo, sapete già che è stato rubato, quindi perfetto. Tengo le sospensioni sotto, i portacunei, il cilindro, il camera, chiamiamola, del cilindro idraulico per sollevare il rimorchio, varie pompe, canete varie, sospensioni, deve essere, penso, vedendo deve essere le sospensioni indipendenti, ultimo asse sterzante come sempre, questo sterza di più mentre questo è fermo, questo invece sterza leggermente per aiutare le manovre, come ho detto nell'altro video, dei ferraboli, che uno è là dietro. Aiutano la sterzata nei terreni, magari dove ci sono nei terreni o nelle zone dove ci sono curve strette. Qua c'è il serbatoio dei freni, dell'area dei freni. Come potete vedere, vabbè, qui tutto il tubo idraulico fatto bene, tutto quanto, e come potete vedere è completamente nero con i cerchioni rossi stile Fendt Black Beauty che ho qui. E qui arriviamo a un'altra cosa. Allora voi, vabbè, allora intanto il telo, come detto prima, potete tirarlo giù, quindi potete premere N, un attimo che mi posiziono bene bene, N, si tirano su le corde qua, le corde d'acciaio qua, e il telo si fa su, vedete, tac, arriva qui e via, si fa sul telo. Altra cosa che potete fare è colorarlo come volete, infatti come vi ho detto prima questo qui è tutto nero come la versione Black Beauty del trattore che ho. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo colorare il nostro trattore, il nostro carro in base al trattore che abbiamo. Ad esempio noi andiamo qui, premiamo configura e allora, colore principale che sarebbe questo qui. Posso farlo rosso? Vediamo cosa mi dice. Rosso e sopra, ah no, colore principale riguarda tutto il cassone, ok? Quindi adesso è milanista. Colore cerchioni posso fare i neri. Che figo che è così, molto bello così. Oppure posso ad esempio decidere di fare, non so, solo la parte sopra, mentre l'altro, la vasca, questa qui, posso lasciarla bianca così, quindi viene fuori un carro così. Quindi in base a quello che selezionate potete o colorare tutto il carro o potete colorare solo una parte. Allora, colore principale, che è la parte questa qui, colore principale del telaio è rosso. Quindi se voglio fare, non so, bianco, da venire fuori il telaio bianco, eccolo qua. Mentre se io voglio, vedete, lo configuro come ho fatto prima, allora telaio nero, colori cerchioni rossi, standard posso fare il cassone bianco, tutto il resto nero, oppure posso fare vasca colorabile, posso scegliere il design della vasca. Io la voglio nera, quindi la faccio nera. Ed ecco qua il vostro carro. E una cosa che ho notato è che quando voi cambiate le robe, le mod tendono a saltellare. Non so se anche i mezzi normali fanno così, ma comunque le mod saltellano, quindi avete problemi. Ad esempio la mod si sposta, un trattore, oppure il carro, qui quando voi le agganciate vi si impenna leggermente il trattore. Ora arrivo a casa e faccio vedere lo scarico e quanto continua ovviamente.
abbiamo arrivato qua a casa, andiamo subito a provare il carro, 100.000 di frumento, carichiamo subito. Allora, tenta che si carica, bene, nessun problema, nessuna roba strana. Tutto qua avanzo un po' per distribuire meglio. E il carro contiene, vediamo ora, dovrebbe contenere 44.000 litri, se non mi ricordo male. Chiedo di sì. Vediamo adesso quanto mi dice. 44.000 litri, boh. Adesso andiamo qui a scaricare e vi faccio vedere un'altra cosa che è stata risolta. Allora, come avevo provato nell'altro video, voi premendo semplicemente i, il carro si apriva di colpo. Ecco qua. Ha risolto il problema dello scarico, quando voi aprivate il portellone e si apriva di colpo e poi scaricava. Adesso invece vedete che c'è proprio il raccordo che trapassa il cassone, ma vabbè, chi se ne frega. Oh, non si può fare la perfezione purtroppo. Adesso vediamo se anche lui fa la stessa cosa che faceva il Feraboli, il rimorchio di SZ Modding. Praticamente quando arriva a fine da 3-4 colpetti per far cadere il raccolto. No. No, niente, questo no, no, arriva fino alla fine e poi basta, poi torna giù, senza battere né niente. Qua funziona tutto quanto. Tutto funziona, frecce destra e sinistra, retromarcia, perfetto. Poi vediamo anche l'animazione qua dei pistoncini idraulici. Tac, arriva alla fine, blocca il cassone. Beh, questo modo è finito, spero vi sia piaciuto, spero che questo modo qua vi piaccia, a me piace moltissimo. Infatti come vedete sto anche provando anche il Feraboli, intrinciato. E adesso vado a metterlo insieme all'altro per fare trinciata a manetta. Questa bellissima 980 che purtroppo però deve essere ancora un po' sistemata perché ha dei problemini a livello di texture. Io spero che la facciano meglio perché non è affatto male, però vedete che è un pochettino fatta male. È la nuova versione, però gli mancano dettagli, insomma. Comunque vabbè, allora la mod è in descrizione come sempre, c'è un prossimo test mod. La serie, non so, spero di farlo uscire magari qualche altro giorno perché ho avuto problemini a caricarlo, ho avuto problemi col computer, ho avuto problemi con a caricarlo perché mi ricordavo che c'erano dei problemi, degli errori e speriamo bene. Dopo questo video è tutto, alla prossima, ciao ciao!